Buonasera a tutti. Oggi presentiamo una parte dei giocatori che saranno del gruppo del prossimo anno. Elenco i nomi: Chiozzo Luca, portiere; Biagio Tommaso, difensore; Piteri Elia, difensore, 94-94, Luca 88. Casagrande Filippo, 92, centrocampista, e Mazzetto Matteo, 88, centrocampista. Giocatori in cui noi crediamo, perché sono i giovani, sono i bravi giovani, due veterani, non sono veterani solo perché sono di sotto del 93, 94, ma sono giovani. Crediamo fortemente che siano giocatori importanti. Manca ancora qualcuno, magari dopo. Dovrebbe arrivare fra 20 minuti di Fulchignoni, che è un 95. Fulchignoni del Vicenza. Sì, manca, non sono tutti, perché quelli, gli acquisti, gli altri, li presenteremo più avanti, stiamo. Chiudendo alcune trattative su degli attaccanti. Io avevo anche Bulti, però non avevo. Sì. Lunedì iniziamo la preparazione. Stagione dove noi cerchiamo di fare il nostro meglio, pur nel limite delle nostre possibilità economiche di questi ultimi tempi, però non per questo, ci limitiamo, puntiamo comunque ad fare un bel campionato. Dopo Mauro, altri acquisti, altre cose, ma no, allora lunedì dovremo definire ulteriori 3-4 acquisti, fare qua le due punte, un giovane e un paio di portieri. Diciamo che a livello di organico la squadra è fatta, solo da definire appunto il portiere 95 e direi che di massimo siamo a posto con tutto il resto della roba. Riprendo un attimo il discorso che faceva il presidente: quest'anno, nelle mille difficoltà che tutte le società, credo, non solo la nostra, possono attraversare, siamo convinti di aver allestito un ottimo gruppo. Qua presenti, vorrei spendere due parole, sono tutti ragazzi che hanno grosse qualità e grossi stimoli. E io credo che nel calcio, quando si hanno gli stimoli e la voglia di far bene, si può fare strada. Il campionato quest'anno è un po' difficile, un po' particolare, perché con la soppressione della Lega Pro sarà un campionato un po' da valutare, capire un po' i valori delle altre squadre, però credo che noi abbiamo allestito un organico abbastanza importante. Sono fiducioso, credo faremo la nostra ottima figura. Mazzetto, cosa dici? Per forza. Bravo. Discorso delle difficoltà economiche che più volte ti avevi quest'anno, insomma, dopo il campionato, le risolte, se entra qualcuno, se qualcuno che vi dà una mano. Diciamo che abbiamo trovato qualcuno che ci aiuta. Speriamo che a questi si aggiungano qualche altro. L'amministrazione qua presente, l'assessore Girotto, siamo fiduciosi anche in un loro aiuto per trovare qualcuno. Sono sempre spesi e lo faranno anche in questa occasione. Però, come avevo già detto qualche settimana fa,
pur essendoci le difficoltà, non riuscivo a pensare però una città senza squadra. Perché tu pensi a Chioggia senza squadra. Pertanto nelle mille difficoltà che ci sono, mi sono sentito un po' di responsabilità, dire ok, non ce la facciamo, chiudiamo, andiamo a casa tutti. Su questo dopo speriamo, come dicevo prima, che qualcuno ci aiuti per poter gestire meglio la cosa, però stiamo avanti tranquilla. Di rientrare nel CIS, normalmente è difficile, due anni di norma si alterna nel caso che possa essere la possibilità di passare nel girone Tosca Emiliano. Quest'anno l'abbiamo fatto noi, speriamo il prossimo anno per qualcun altro. Facendo un rapido calcolo, comprendendo il delta Porto Tolle, se non viene ripescato, e non verrà ripescato, credo che il Padova anche, le squadre del 25. Ma credo che una parte delle trentine, trentine e 30, e qualche veronese, se non mi ricordo più i nomi, molto facilmente, se la logica dovrebbe essere che tutti rimangono iscritti, dovrebbero essere un girone da 20. Diciamo, le tre trentine, quindi Legnago e Villafranca, può dare una idea. Fare un girone da 20. Adesso c'è il Delta, c'è Davano e Otromosso. San Paolo stesso. Penso che le sacrificate dovrebbero essere altre. Il Dro, siamo quasi in mezzo autodichiarato che va su. Ho letto un articolo che sembra quasi che abbiano sentito di rimanere sul girone lombardo. Siamo al Drova anche altre tre. Quindi in teoria tecnicamente dovrebbe essere questa. Toccando ferro. Pongo la domanda all'assessore, che anche nel centro di Girotto è il quarto anno, no, come assessore allo sport. E l'amministrazione naturalmente c'è sempre la percezione, il corso della situazione che è molto anticipato anche dei rumori generali. Volevo che sapere se tu concordi anche con ciò che dicevo prima in relazione a quello che ho sentito nelle ultime due giornate, c'è questo, diciamo, attesa, questo se vogliamo anche superiore rispetto agli anni scorsi di vedere all'opera appunto la squadra, la società, anche perché mi sembra, Presidente, che quest'anno c'è stata appunto la tua dichiarazione abbastanza, diciamo, forte, come dire, è quest'anno che serve appunto anche che ci sia una coesione, un'unione. Tu hai usato queste parole proprio nell'intervista, dicevi finalmente bisogna fare il gruppo unico, società, tifosi, tutti, quindi volevo sentire se anche Narciso... Ma io credo che le parole anche forti che ha usato Ivano già a partire da giugno, cioè, rispetto a quella che era la situazione societaria, di le difficoltà, hanno in qualche modo creato e dato uno scossone alla città, che dopo non si è tradotto in uno scossone di natura economica, purtroppo, però ha fatto capire probabilmente alla città che c'era il rischio che qualcosa non ci fosse più, che un pezzo importante dello sport chioggiotto rischiasse effettivamente di sparire. Questo in qualche modo credo abbia dato, almeno i sensori che ho io, sono positivi, mi aspetto di ritorni anche come presenti in campo un po' superiori, pur sapendo che siamo in un momento in cui anche gli stadi di Serie A fanno fatica a tolte le partite di cartello ad avere. Però credo che lavorando assieme tutti quanti e mettendo in pista qualche iniziativa anche di natura promozionale rispetto alle attività di fare squadra, cioè potremmo, ma io torno sempre sul mio vecchio patino, che è quello del coinvolgimento delle scuole. Se noi riusciamo a coinvolgere le scuole in un progetto importante come quello della Cagliense, a livello di partecipazione ci portiamo dietro mezza città e più seminiamo. Un esempio l'abbiamo con la nazionale Under 18, che con il coinvolgimento delle scuole ha fatto 3.500 spettatori. Dopodiché vedere se riusciamo a ripetere iniziative come quella che abbiamo fatto appunto nel 2012 dell'Under 18 o qualcosa di simile che possa in qualche modo promuovere l'attività calcistica. Riprendendo il discorso della nazionale Under 18, nel frattempo lo stadio è da peso a livello di struttura. No, ma adesso e oggi non la potresti più ospitare. Dovrebbero lo stadio ha l'omologazione regolare anche quest'anno. Sì, lo stadio, per la Serie D.
lo stadio ha un peggioramento, che è un peggioramento dovuto dal fatto che da Cuccignoni e lui è da 95, che da un numero X di anni non venivano fatte manutenzione allo stadio, perché lo stadio è una cultura che ha una certa età, che ha bisogno di una manutenzione continua come qualsiasi edificio, tanto più uno stadio insomma, è aperto ad intemperie, eccetera eccetera. Abbiamo programmato una serie di step, di interventi. Venerdì ci sarà una commissione consigliare per la Giudino Ballerina, anzi invito la società ad essere presente alle 4:30, dove illustreremo assieme ai lavori pubblici quelli che sono i programmi di interventi che abbiamo sulla Giudino Ballerina. Povero un anticipo. Un anticipo va dalla sistemazione della tribuna centrale dove piove e va dentro, una sistemazione di tutte le parti in calcestruzzo. Tutto dove ci sono. Mi sembra tutto finché la bracchetta dei giornalisti. Tutto, esatto, perché la viene tolta completamente. Anzi, abbiamo sgabustine, tutto il pubblico ha evidenziato una situazione di privilegio della stampa e quindi la questione di democrazia la togliamo in modo. Disposti a cedere il posto, tanto per 0,00465 battuta se può anche cedere il posto. Compresa la ritenuta d'acconto. Compresa la ritenuta d'acconto, però va bene che c'è anche gli spazi vuoti. Ma è la passione che sorregge tutto, per cui c'è la passione e niente. Questo tipo di intenzione, fermo restando le risorse disponibili che abbiamo, di intervenire nell'arco di un anno per portare lo stadio in una situazione tranquilla. Ci vuol dire anche recuperare ad esempio la tribuna, quella piccola, con l'abbattimento e la ricostruzione della tribuna, che potrebbe essere la tribuna che tiene gli ospiti, perché la pubblica sicurezza in qualche occasione. Prevista anche la copertura della tribuna o no? Sulla copertura della tribuna ci ragioniamo l'anno successivo, perché c'è una questione economica. Che gli interventi tutti quanti hanno un costo pesantino. Ma l'intervento che dicevi sulla tribuna centrale perché piove eccetera eccetera, no, fatto adesso? Sì, questo sì. No, questo parte isolamento delle gradinate, sì, a settembre vengono tolti via tutti i gradini, viene fatta l'impermeabilizzazione, cioè tutti i gradini, tutti i seggiolini, c'è viene fatta l'impermeabilizzazione, è un lavoro che devi fare in alcune situazioni climatiche. Volevamo farlo adesso, ma non si può. No, c'è la materiali questione che con temperature troppo calde non si può. Non puoi essere né con troppo caldo né con troppo freddo, devi avere una temperatura. Per cui purtroppo a campionato iniziato faremo una scala esterna per i giornalisti che vanno. Uno anche per i blog, scusa, sono più giornalisti e più giornalisti. Non capisco. Diciamo che c'è il pericolo del chiusura del tribunale centrale, non si viene a quella. Ovviamente cercheremo di cadenzarla nel momento in cui giochi alla domenica, cominci il cantiere a lunedì, la domenica dopo sei fuori, quindi hai 15 giorni di tempo in cui fare lavoro. Con un po' di organizzazione cerchiamo di limitare. Più evento. Però un intervento doveroso, per sì, no, la tutti, cioè obbligato. Obbligatorio. Poi fai una domanda ragazzo nuovo che è arrivato. Tuo nome esatto, eh? Cuccignoni e io. Raccontaci un po' qualcosa di te. Di me? Io vengo dalla provincia di Venezia, da Bologara, e ho fatto un percorso un po' impegnativo, nel senso partito dalla Campologarese e dopo sono passato per Venezia e in un breve periodo a 90 e dopo ho fatto 5 anni a Vicenza. E niente, sono un centrocampista che può adattarsi bene a sia fare la centrocampista centrale che magari in metà all'esterno, e se serve anche ricoprire ruoli difensivi. E sono contento di intraprendere questa esperienza qua con la Claudiense e avere questa opportunità di giocare in una categoria che con la riforma dei campionati ha aumentato di importanza, e niente, sono qua per mettermi in gioco e cercare di dare tutto il possibile per la Claudiense. Sentiamo i ragazzi, sentiamo un po' i terri, un po' di giovani, perché Terry ha fatto 50, io mi chiedo di Terry, 50, dimmi se sbaglio, 50 partite a Belluno in Serie D, è un 94,
Scusa, Pegliate, conosco io perché ho visto ieri. Pegliate. Ha fatto 50 partite in Serie D a Bellù. No, cioè, con totali dal 2 ho fatto 60. Ah, 60, beh, sì, l'altro anno ne ho fatte 32, 50. Basta, l'altro anno ho raggiunto i playoff, giocavo a Bellù. Siamo stati eliminati in semifinale e niente, adesso siamo qui. Quanto per una nuova avventura. L'ultimo signore arrivato, sapete chi è? Sì. Hai visto? Hai visto? No, volevo sapere la carrellata che tu dici. Allora, Filippo Casagrande. Allora, io ho iniziato a Castiglione a settembre, poi niente, sono tornato giù e sono andato a Marano a dicembre. È stato un anno un po' sfortunato perché ho giocato poco, e più delusioni che soddisfazioni, e niente, ho voglia di riscattare tutto. Ti avevi già parlato? Mazzetto Matteo. Sì, io l'anno scorso ero in Lega Pro a Virtus Verona e niente, sono venuto qua perché so che la società è seria, mi ha voluto e questo è stato per me, cioè, l'input giusto per fare questa scelta. Sono contento di essere qua per il mister, il direttore, che mi avevano cercato anche l'anno scorso, però avevo la possibilità di andare in Lega Pro, avevo fatto questa scelta, adesso sono qua e sono contento. Vediamo se ci tocca ritornare in Lega Pro. Tommaso Piaggio. Sono Tommaso Piaggio, l'anno scorso giocavo a San Paolo in Serie D e niente, nonostante le difficoltà economiche che c'erano a San Paolo, infatti avanza ancora 7 mensilità e abbiamo fatto un grande campionato. Questo per tornare a scusa, 7 mensilità vuol dire tutto l'anno. Infatti vuol dire su 10, 7 sono tanti. Però noi avevamo un gran bel gruppo e ci abbiamo messa tutta, non abbiamo saltato un allenamento nonostante tutti i problemi. Siamo arrivati quinti. Solo per il fatto che c'erano 10 punti, più di 10 punti tra la terza e la seconda non abbiamo fatto i playoff. Però è stato un buon anno e niente, sono felice di essere qua, appunto qui è una società seria, io l'anno scorso l'ho vista, una società messa male veramente e basta, sono felice e voglio far bene. Dici che è peggio difficile? Ti ho saluto. Allora, una faccia nota. Niente, contento di essere, di poter lavorare con Ivano che oggi stasera non c'è, molto curioso di poter lavorare con lui, che insieme a Antonello rappresentano secondo me degli allenatori e portieri difficili da trovare in giro. E proviamo questa avventura, a seconda di quale sarà il ruolo, è sicuramente come terzo, quindi spero di poter dare una mano come in futuro. E vediamo. No, è un vecchio giocatore con una nuova veste, però, perché sarà il nuovo capitano della squadra. E per me è un motivo d'orgoglio essere capitano di questa squadra e devo dimostrare ancora di più di quello che ho sempre fatto. Anche quest'anno siamo una squadra giovane, però anche l'anno scorso abbiamo dimostrato che si può far bene e quest'anno cercheremo di fare ancora meglio e dimostrare ancora di più. Merito ai veterani e agli antichi capitani, so che anche un antico capitano quest'anno è mosso. Secondo me.